Ciao amici e grazie per essere iscritti al canale, iscrivetevi e mettete il like. Oggi iniziamo a parlare dell'assolo dell'altra donna del grande Do di Battaglia, del grandissimo Do di Battaglia. Allora, ovviamente è impossibile farlo come lui, però noi cerchiamo di avere almeno una traccia per avvicinarci il più possibile. Allora, è difficile capire come parte perché anche nei live cambia, anche nel disco originale stesso è un po' difficile capire tutto quello che fa con le mani perché le sue mani sono magiche. Però io inizio di solito quando lo imito così. Quindi scivolo. Sono nella quinta corda e scivolo al tredicesimo. Poi tocco il 10, 13 di nuovo, ripeto. Allora, scivolo, quinta corda. 13, 10, 13. Poi mi posiziono così da avere più forza. E alzo il 13 della quinta corda e col mignolo tocco il 13 della sesta. Quindi, poi mi sposto al 15, sempre con l'annullare e il mignolo, quinta e sesta corda, e rifaccio la stessa cosa. Alzo il 15 della quinta e tocco il 15 della sesta. Quindi, riepilogando. Avete sentito che il secondo, lui, oltre al fatto che ci mette dentro di tutto, tutto preciso, perfetto, calcolato, si sente anche che a volte ritma un po', quindi la prima sembra che sia lineare, la seconda sembra faccia così. Quindi, riepilogando, scusate, poi, scusate. Se torniamo al 13 della quinta corda e facciamo questo lavoro, scusate perché ho le corde un po' dure, sarebbe però fatto tutto con la stessa, con lo stesso tasto e la stessa corda, quindi riepilogando. Sì, no, oggi non viene niente. Comunque il concetto è quello, magari allenatevi a casa e sicuramente ce la farete. Quindi, allora, questa figura, praticamente sono, alzo nella quarta corda il 12. Poi sono nella sesta corda, 10, quinta, 13, quinta, 10. Poi chiudo. 10 della quarta e 12 della terza. Il 10 della quarta sembra che lo alzi un po'. Non così, ma quindi riepiloghiamo. Ciao.
Eccoci qua. Poi c'è questa parte un po' ritmata. Praticamente sono al tasto 10 della quinta e la sesta e 13 della quinta e la sesta. Poi sempre quinta e sesta, 15, e alzo il 17. Ecco, adesso mi è uscito. Questa è la famosa chitarra con le corde lontane un metro e mezzo del manico. Quindi, riepilogando. Scendo e colpisco il 15 della sesta. Poi il 17 della quinta. Quindi da quando, da qui. Poi 15 della quinta, 17 della quinta e poi 15 della quarta, due volte. Quindi riepilogando. Poi c'è questa parte. Faccio questa scivolata tra nella quarta corda 15, 14, 12. Poi 15 della terza, 14 della terza, 15 della terza, 12 della quarta e 14 della quarta. Ripetiamolo. Poi a questo punto siamo al 14 della quarta, si sente che fa così. Al 17, sì, collocandolo bene dentro la melodia, casomai ascoltatevi da solo tante volte, e poi lo alza il 17 della quarta. Bene, riepilogando tutto fuori tempo, tanto stiamo solo cercando di capire cosa fare. Sì, ho anche l'audio un po' non proprio adatto, comunque vabbè. Poi parte con una scala qua, che è qui. È questa la scala. Però lui fa del... la fa così. No, scusate. Eccoci qua, sì, è giusta. È da qualche mese che non lo faccio. Il segreto è questo. Adesso io lui, non so come lo fa lui. Lui può far tutto. Comunque, noi comuni mortali no. Quindi, siccome quando va su si sentono le note staccate. Quando scende, che fa così. Così. Sembrano tanto vicine, quindi è consigliabile farle qua. Ma questa scala la vedremo nel prossimo video.
Intanto allenatevi con la prima parte. Chiedo scusa per l'audio, ma sto un attimo, mi sto organizzando, sto cercando di capire un po' di cose qua perché non sono proprio tecnologico. Comunque credo che chi vuole imparare riesce a imparare lo stesso. Mettete like.